Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Conoscete BeamNG Drive? È una tech demo uscita un paio d'anni fa che ci fece rimanere col fiato sospeso aspettando novità e aggiornamenti. In effetti pare che ci sia già una nuova versione di questo BeamNG, ma bisogna registrarsi per ottenere la demo scaricabile, insomma un po' un casino. Quindi, siccome mi è tornato in mente, ho riscaricato la versione open, che potete scaricare tranquillamente anche voi, basta fare una ricerchina, se mi ricordo metto il link qua sotto, e cercherò di farvi vedere di che si tratta, perché magari all'epoca vi è sfuggito. Allora, abbiamo un veicolo, abbiamo questo furcone, possiamo muoverci nell'ambiente circostante. Qual è la caratteristica di questo BeamNG, vi chiederete voi? Beh, innanzitutto si tratta di un gioco, anzi di una tech demo, che sfrutta un motore fisico molto molto particolare, che presenta danni localizzati al veicolo molto realistici e molto molto fighi. Aspettate che vi faccio vedere. Cosa accadrebbe se con questo furgone noi ci andassimo a schiantare su questa grossa palla? Probabilmente questo. Come potete vedere, il veicolo è ridotto già una merda. Se trovaste davvero una strada del genere, come l'affrontereste? Non credo con questa velocità, perché poi partono le sospensioni e non tornano. Minchia ragazzi, l'ho presa bene, Da questa parte vaffanculo la visuale. La visuale devo sempre reimpostarla. È un casino la visuale, perché io voglio farvi vedere tutti i lati dell'auto come si spaccano, però ecco qua. Se noi camminassimo in questo boschetto con queste belle pietracce appuntite, credo che i nostri pneumatici ne risentirebbero. E infatti siamo rimasti quasi a piedi, probabilmente perché le gomme non riescono più a fare presa sul terreno. Cerchiamo di fare qualche numero, dai. Là! Niente, ho fatto cacare proprio tanto tantone. Proviamo ad arrampicarci qua sopra. Mi ricordo questo gioco uscì nel primo periodo che avevamo aperto il TeamSpeak di Quei Due sul Server. E all'epoca ci giocavamo tutti là sopra. Eravamo molti di meno, quindi c'era meno confusione. Si riusciva anche a chiacchierare un po'. Là. Ah? Orcaccia put... Niente, andata. Però mi sa che... Oh, è ancora... Sì, la marmitta si è completamente staccata, però posso ancora guidare. Tira da un lato la macchina, tira tutta a destra. Però poteva andare peggio con la botta che ho preso. Un piccolo angolino di deserto. Cazzo. Sì, sì, ribaltati. Mannaggia la zoccola. Se avessi preso qualcosa sarei morto tantissimo. No, evitiamo questi salti mortali. Mi piacerebbe moltissimo vedere un giorno un GTA, un gioco di guida con questo tipo di fisica, con questo tipo di danni ai veicoli. Oh, facciamoci un giro. È una grotta, ragazzi. Mi sa che me la prendo un po' in quel posto perché è difficilissimo. Eccoci. Ho perso intanto il parafanghi di dietro. No. Ah, mi si è spaccata la gomma, vedete? Dietro mi si è spaccata la gomma. È difficilissimo guidare in queste condizioni. A questo non reagisce male, ma a questo sì. Guardate il tettuccio. Si è appena piegato perché sono passato là sotto. Qui abbiamo un altro boschetto che possiamo visitare. Però questo non è così incasinato come l'altro. Non ci sono le grotte. Ciao. Che culo. Ci andiamo con coraggio. Cazzo. Ho preso il pietrone. Sentite che casino che fa il motore. Molto carino il fatto che la carrozzeria sia così flessibile, e questo è indice di una certa densità poligonale nella carrozzeria.
Quindi non sottovaluto. Che facciamo? Sfidiamo questa rampa? Ci proviamo, ma non ci riusciremo mai a salire là sopra. Oh, come suppongono che io debba fare a salire là? Io riproverei con questa cosa. Può diventare un rage game questa tech demo. Ok, facciamo il giro qua intorno. Questa curva la vedo difficile perché... sì. Non è una cosa troppo semplice. Ok. Giriamoci piano piano. Che dite se salto da qui e vediamo cosa succede? Devo prendere un attimino di rincorsa però. Niente, non va più in retromarcia. No, anzi, non va più in nessuna direzione. Un po' di fuoristrada non fa mai male. È vero, ci sono anche le camere alternative. Oh, ho scoperto che si può giocare anche con il gamepad della Xbox, che dovrebbe rendere la mia guida un filino più smooth. Siamo qua sotto. Guardate, rallenta sempre quando subiamo un danno alla carrozzeria, perché deve processare nuovamente la forma del telaio. Io proverei questa cosa. Minchia che botta. Ok, voglio provare uno schianto a super velocità. Vediamo come si comporta il nostro veicolo. No, questo ci rallenterebbe. Vai, vai, di corsa sullo spigolo. La macchina cammina ancora? Certo che no. Oddio, cammina. Ecco, adesso non cammina più. Proviamo ad entrare qua dentro. Secondo me ci regalerà grandi emozioni questo tunnel pieno di trappole. Minchia. Fuck. L'ho rotta, non si guida più. Ok, entriamo come se niente fosse. Porca troia la botta che ho preso. Niente, già si muove male la vettura. Già l'abbiamo mezza distrutta. Sì. Beh, è veramente tosto riuscire a... Però è figo, è troppo figo. Mi sta venendo da vomitare, dite la verità. Oh! Sì. Vaffanculo, come si fa lì? Ok, andiamo ad esplorare la fine della mappa. Così chiudiamo in bellezza. Cosa c'è alla fine della mappa? Un muro, perfetto. A questa velocità mi fa piacere che ci sia un muro. E... vabbè, ragazzi, abbiamo fatto... cioè, quanti danni abbiamo fatto in euro, più o meno? 14 milioni di euro di danni. Grazie dell'attenzione, al prossimo gameplay, ma non su questo, speriamo su quello nuovo.